terreno molto scivoloso. Ecco, ne abbiamo subito un esempio. È andata in vantaggio con Becalossi, ha rischiato nel finale di farsi raggiungere e poi con lo stesso Becalossi ha raddoppiato. Ma Gianni Vasino era sul campo, quindi nessuno meglio di lui potrà commentarci queste immagini. Sono immagini che si riferiscono naturalmente al primo tempo e, come hai detto giustamente tu, era un campo piuttosto difficile, con la palla incontrollabile e l'equilibrio instabile da parte di tutti i giocatori. Giustamente il Milan ha giocato un po' di rimessa, ma in questo ha favorito un Inter oggi veramente eccezionale, soprattutto perché ha saputo sempre dove mettere i palloni e dove far trovare i suoi uomini liberi per andare in contrattacco. Vediamo alcune azioni del Milan. Come vedete, il pallone si spegne generalmente sui piedi degli avversari. E ci avviamo adesso all'azione del primo gol. Siamo al 14esimo, vedete un calcio d'angolo battuto corto, palla in mezzo all'area, entra Becalossi e infila. Per Albertosi nulla da fare, era coperto. Del resto la difesa del Milan è apparsa piuttosto ferma. Secondo, c'è una azione dell'Inter, siamo nel secondo tempo. Ecco, la vedete, c'è un batti e ribatti lungo, poi il Milan viene fuori e cerca con Buriani, oggi ha portato molte palle in avanti, di andare nell'area interista. Per buona parte del secondo tempo il Milan ha premuto l'Inter, ma ne ha favorito anche il gioco. Infatti con molta calma gli uomini di Bersellini, questo è il primo derby che l'allenatore dell'Inter riesce a vincere, e sono sempre riusciti a concludere le loro azioni, perlomeno a contenere le sfuriate del Milan. Ecco un'altra azione milanista con palla in area, ma Bordon blocca. È stato senza dubbio questo il momento migliore dell'Inter, ma il Milan evidentemente ha dato tutto, e poi in questa occasione è bravo Albertosi a salvare, ma l'Inter insiste ancora con Muraro, il quale rimette al centro, dove vedrete Becalossi fermo, ecco, è la seconda rete. Come avete visto, nuovamente la difesa del Milan lascia Becalossi